Stasera abbiamo con noi Andrea Versilio, che è il capogruppo del PD in Consiglio Provinciale, al quale chiediamo immediatamente il significato del voto di ieri in Consiglio Provinciale sui temi dell'acqua pubblica. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Il significato è che il Consiglio Provinciale ha deliberato in un atto di indirizzo presentato dalla Lega Nord che il modello gestionale del sistema idrico integrato del nostro territorio deve essere interamente pubblico. E penso che questo sia un atto di indirizzo fondamentale, significativo, che ha rotto la maggioranza di centrodestra e che ha ovviamente messo in discussione le prese di posizioni e il percorso avviato dal presidente Salvini per ottenere invece un sistema misto, quindi una privatizzazione seppure parziale. Penso che questo sia un risultato estremamente importante e credo che da questo punto di vista la giunta Salina deve prendere atto di questo suo fallimento, tenendo conto che il tema dell'acqua non è uno dei tanti temi che attraverso il dibattito pubblico in provincia, è il tema per eccellenza, è il filo che ha accompagnato questa amministrazione nel corso di questi 2 anni e mezzo. Per queste ragioni, alla luce di questo fallimento che si è concretizzato ieri con la rottura della maggioranza di centrodestra, io credo che Salini deve assumersi la sua responsabilità e mettersi dalla giunta. Credo che debba concludersi insomma questa stagione del centrodestra in provincia. Ma vi è ancora qualche pericolo che il problema della privatizzazione riappaia in altro ambito? Ma, dal punto di vista del percorso, noi ieri abbiamo votato un mero atto di indirizzo, che è ovviamente importante, però è semplicemente un ordine del giorno. Nel procedimento, nel percorso rispetto al piano d'ambito, noi sappiamo che il piano d'ambito è approdato in regione Lombardia dopo quel famigerato CDA dell'atto che aveva deliberato il modello gestionale senza l'interlocuzione con i sindaci. Adesso il modello gestionale piano d'ambito dovrebbe riapprodare in consiglio provinciale, quindi ci sarà un appuntamento immagino nel mese di gennaio. Quello che tuttavia noi chiediamo è che al di là di quella presa di posizione c'è stato una rottura politica e il Consiglio Provinciale ha ormai deliberato per l'acqua pubblica e quindi secondo noi senza attendere quell'appuntamento secondo noi è terminata la stagione politica del centrodestra in provincia di Cremona. Quindi questa intesa con la Lega è temporanea su questo punto o vi sono altri elementi di convergenza? No, l'intesa con la Lega è temporanea e estemporanea, nel senso che noi abbiamo sostenuto il documento della Lega nel suo dispositivo finale, quando appunto parlava della gestione in house dell'acqua interamente pubblica. Le premesse non le abbiamo condivise, come non abbiamo meno condiviso il percorso della Lega nel corso di questi anni, perché se da una parte è vero che la Lega, i suoi atti di indirizzo, ha sempre manifestato una forte attenzione rispetto alla centralità e al ruolo degli enti locali su questo tema, sul tema invece del modello gestionale ha sempre avallato la posizione del modello gestionale misto, quindi della privatizzazione. Il cambiamento di rotta noi lo leggiamo non tanto in chiave così di attenzione a questo tema quanto in chiave elettorale. Sappiamo che in Regione Lombardia c'è la vicenda della candidatura di Maroni, c'è la vicenda della candidatura di Albertini, sappiamo che il centrodestra è alle prese con una disgregazione, con una frammentazione ingestibile. E quindi noi leggiamo questa posizione della Lega in questi termini, dopodiché in diritto mentale ovviamente il Partito Democratico ha ritirato il suo documento, il suo ordine del giorno, che era molto più, come dire, corposo, perché oltre al tema della gestione interamente pubblica chiedeva di riavviare un percorso di conservazione
territoriale, col territorio, con le forze sociali, economiche, con quei cittadini che hanno acquisito competenze nel corso di questi anni, sono diventati movimenti. E da questo punto di vista, vabbè, insomma, abbiamo scelto la strada più concreta ed è quella di convergere sul documento della Lega Nord. Bene, grazie. Grazie a lei.